Retorica. Tutta retorica del cazzo. La solita menata da crisi di mezza età che sempre più ragazzi e ragazze iniziano a provare da giovanissimi. Ma che ne so. Strappi lungo i bordi cercando di trovare un percorso magico da seguire che ti porterà verso la più completa risolutezza e accettazione di te. Ma tutto è confuso. Tutto è fantasia. Nulla va come credevi. Retorica del cazzo, sì, ma precisa come un cecchino in guerra. Le battute ci stanno e sono anche divertenti. A volte è fuori contesto, ma condite di un nonsense che personalmente apprezzo sempre. Sono i tempi e i modi, non cosa dici. Ed è esattamente quello che ho trovato qui. 6 puntate, 1 ora e qualcosa super concentrata di battute, citazioni da far piangere, diversi stili di animazioni e un filo conduttore di cui vedi il finale da lontano 1 miglio. Ma che diavolo fa male uguale? Ma, appunto, che ne so. Sarà il punto di vista della narrazione, tutto rigorosamente raccontato da calcare, come spesso succede nei suoi fumetti. Sarà il cambio di prospettiva finale che solo un prodotto animato sa mostrare così bene. O sarà la realtà dei fatti buttata in faccia negli ultimi 10 minuti con una tale leggerezza e pragmaticità da lasciarti abbastanza inerme. Mettici poi un pizzico di romanticismo da cliché e il gioco è fatto. Sono tutte banalità. Tutte cose facili su cui è altrettanto facile immedesimarsi. E non sarà un caso se alla fine le canzoni che passano alla storia sono le canzoni simbolo di un'epoca, cioè rappresentanti delle persone. Sì, alla fine sono solo 4 battute piazzate bene, dei dialoghi normalissimi e per questo brillanti, e un po' di sano piagnisteo vittimista che non fa mai male. Fa male solo se fai un passo indietro e vedi la forma che ha preso il foglio. Tutti i se, i ma, alla fine vedi che non hanno scalfito di un briciolo il percorso che stavi affrontando. Il foglio si strappa anche quando non sei tu a strapparlo direttamente, perché quel foglio è la cazzo di vita e basta fare metafore di merda. Il tempo scorre, tu scorri, gli altri scorrono, e se non ti spicci non è che rimani indietro. Diventa solo più faticoso. Hai visto i cartoni animati per i bambini? Mortacci loro.